il factual più longevo della televisione italiana, così l'ha definito Fazio l'altra sera quando sono stato ospite da lui. Quindi se lo dice Fazio, noi possiamo solo rialzare le Siamo mani. fonte E accettata. allora, per me è stato un grandissimo onore, nel senso che io faccio parte della famiglia della famiglia di Realtime ormai da 3-4 anni e quindi quando mi hanno proposto uno dei loro cult, come dire, è stato un grandissimo onore. Era un programma che conoscevo già, ovviamente, perché ero stato ospite, avevo fatto l'ospite e quindi, come dire, ricevere questa proposta che è nata proprio durante una riunione. Perché loro mi hanno detto, no, poi stiamo cercando quello di lifestyle di cortesie, e io ho detto, sai che lo farei subito? E allora lo faresti? Giuro, lo farei. Ma allora, cioè, mi sono alzato, dovevamo andare a fare una riunione su una roba, e mi sono alzato dalla riunione, che mi ha detto, ok, va bene, è fatta. E ho detto, ma così? È fatta? Pensavo. Sì, è fatta. Ok, perfetto. Sì. Quello che mi piace di questo programma è il fatto che sia un programma, vabbè, non lo dice proprio il titolo, però un programma cortese, cioè un programma educato, non urlato, di una bella televisione che comunque ancora rimane, ancora riesce a fare numeri e secondo me questo è bello, perché magari siamo stati abituati negli ultimi anni a una TV un pochino più urlata e un pochino meno educata. Invece secondo me è un programma proprio che è incentrato sulla cortesia, lo trovo quasi rivoluzionario oggi. E quindi mi piace questa cosa qui. Real Time è proprio una rete comfort, nel senso Concordo. che poi ieri siamo andati a questa Real Time Experience e c'eravamo tutti, no? Vederci tutti insieme e fa ridere perché è una rete, secondo me, geniale, perché alterna programmi in mano a volti noti, sconosciuti che vanno benissimo. E quindi trovo che sia veramente geniale riuscire a trovare questo equilibrio tra nomi e persone comuni che alla fine si ritrovano tutti sulla stessa rete, a fare tutti lo stesso lavoro e ti rendi conto come in realtà la televisione, che magari sembra un lavoro un po' elitario, che sanno fare solo pochi esperti, invece è molto più democratico di quanto non sembri, perché i tre di casa a prima vista sono diventati il nuovo, come dire, caso belli del factual di real time che stanno facendo dei numeri forse anche mai visti prima e questa cosa la trovo veramente di avanguardia perché è una rete che investe su tutti e quindi io sono molto contento di stare in una rete come questa e poi specialmente in questo periodo d'oro per la rete È vero. siamo tutti veramente molto contenti. Non, cioè, in questo momento non la cambierei per nulla. Infatti noi ridiamo sempre, cioè, abbiamo questo joke quando facciamo cortesie per gli ospiti, quando finiamo di registrare una puntata, uno di noi dice sempre, e ora diamo la linea alla clinica del pus, perché cioè, tu passi da tipo Saba a uno che schiaccia i brufoli, cioè, e trovo che gli siano questi switch veramente geniali. Abbiamo Immaginavo. incontrato gente incredibile, cioè dalla Rasdora Emiliana a una coppia di donne ucraine che vivono a Milano, che ci hanno raccontato anche proprio come dire, come loro hanno vissuto certe situazioni. E quindi passi veramente da mondi completamente diversi ed è veramente uno specchio del paese in cui viviamo. E proprio andare a casa della gente è una cosa talmente intima, no? Che poi per noi sono sconosciuti e noi per loro. Quindi entri proprio in punta di piedi e invece trovi persone che non vedono l'ora di accoglierti e che hanno fatto di tutto per metterti a tuo agio e lo trovo anche commovente, nel senso che è bello quando una persona ti ospita. Il passaggio di testimone, perché questa fascia di Access Prime Time in questo momento sta andando in onda a Casa Prima Vista, che è appunto il programma di cui parlavamo prima, e ci passiamo il testimone con cortesie per gli ospiti. E loro sono i tre di cortesia, poi sono quattro perché facciamo i tre di Casa Prima Ok. Vista, sono
sono cioè, oltre, sono Esperienze stupende. mistiche, esatto. No, oh, vabbè, Mariana, io la guardo, io sono incantato. Ida, Mariana, Gianluca, cioè sono veramente wow. E no, ed era anche nel promo, questo pranzo a Bologna dove io finisco in lacrime perché mi fanno dei tortellini esattamente come li faceva mia nonna. E lì ho capito, vedete come la. Cioè, non mi ero mai emozionato per un piatto prima. E invece la cucina è proprio emozione pura. E quando mangi una roba che ti riporta a un ricordo a cui tieni, no? Che avevi custodito. E hai proprio questa memoria emotiva, e wow.